a tutti e benvenuti in un nuovo video. Dopo circa 5 ore di auto e un'alzataccia non proprio coi fiocchi, sono arrivato al confine tra Lazio e Campania. Starò qui per un weekend e andrò a visitare una cittadina molto interessante, Gaeta. Scopriamola insieme. Allora, la città di Gaeta si trova praticamente a metà strada tra Roma e Napoli, diciamo un po' più verso Napoli, e viene denominata la città delle 100 chiese. Ma vediamo quello che ha da offrire. Sicuramente uno dei luoghi simbolo di questa città è il Tempio di San Francesco, quello che vedete alle mie spalle. È stato fondato nel 1222 proprio dal santo, ma negli anni ha subito diverse ristrutturazioni. Ma la cosa importante è che è veramente stupendo. E se volete sapere qualcosa in più, vi basterà scaricare l'app gratuita della città di Gaeta e attraverso il QR code che trovate proprio qui dietro potrete ascoltare l'audioguida, quindi non è male. Un po' fuori del centro si trova la Grotta del Turco, peccato che però si può scendere fino al 60° gradino, nonostante questo merita assolutamente una visita. Allora, nel complesso la visita alla Grotta del Turco richiede veramente pochissimo tempo, per cui se siete da queste parti non fatevela scappare. E a pochissimi metri dalla Grotta del Turco c'è la Montagna Spaccata, assolutamente da non perdere. Entriamo. Il nome deriva da un'antica tradizione, secondo la quale alla morte di Cristo la montagna si sarebbe spaccata. E lungo il tragitto si può notare la famosa mano del Turco. Un miscredente che appena appoggiò la sua mano sulla roccia, la montagna si rammollì, lasciando l'impronta delle cinque dita. E dopo un po' di gradini si arriva a questo spettacolo, una vista unica con la montagna spaccata e il mare. Allora, cosa dire della Montagna Spaccata e della Grotta del Turco? Sicuramente ne vale la pena, e in più, se sarete fortunati, potrete parcheggiare la vostra auto proprio vicinissimo e non pagare nulla per 2 ore. Basta mettere il disco orario. È una cosa veramente spettacolare che dal parcheggio si gode di una vista unica. Sicuramente uno dei luoghi caratteristici di Gaeta è sicuramente via Indipendenza. La si può considerare la via dove sono presenti i negozi di commercio locale, ma soprattutto dove si possono trovare i famosi vichi, ovvero i vicoli dove abitano le persone del posto. Venire a Gaeta senza passare per la città vecchia è come non esserci stati. Qui tantissime viuzze strette e sembra quasi di stare in un'altra epoca. Andiamo. E praticamente a 5 minuti dalla città vecchia si scende e si arriva dove c'è il porticciolo. Alla fine poi la giornata di ieri si è conclusa così, non sono riuscito a fare altre riprese perché ero veramente stanco, ma sicuramente oggi non potevo chiedere di meglio. Ho iniziato forse da una delle viste panoramiche più suggestive di Gaeta.
Ditemi voi se non è così. E quello che vedete è il castello Angioino. Arrivare in questi punti panoramici è semplicissimo, basta percorrere la strada che si trova in prossimità del Tempio di San Francesco e poi lasciarsi ispirare da questi paesaggi. 10 minuti appena di cammino da dove ero prima, mi trovo praticamente sotto al castello e si arriva in un altro punto panoramico, questa volta sul versante opposto. E anche questo ne vale la pena. Allora, in questo momento mi trovo lungo mare, mi ero dimenticato di dirvi però che la mia visita di Gaeta si sarebbe conclusa questa mattina, anche perché dovrò ritornare dalle mie parti. Cosa dire di questo luogo? Sicuramente merita tantissimo e forse l'unica cosa stonata è il problema dei parcheggi. 15 euro al giorno e 2 euro l'ora è veramente tanto. E l'unico posto dove ho trovato gratis è la zona del cantiere navale, ma si trova veramente distante dal centro. A questo punto direi che è proprio tutto, il video termina qua. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like e scrivete qui sotto nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!